fatto altro. E nessuno di loro potrà percepire il reddito di cittadinanza. Lei proprio mi ha evocato questa cosa. L'ha chiamato Martone, allora lo tiriamo su perché l'abbiamo portato. Questo è proprio lui, è il cubo di Chiara, questo è proprio il simbolo della fatica. Questo non, ma non, non la 80 euro di penale. Questo c'è la penale proprio. Euro, esatto. 80. Eccolo qua. 80. Telese, tu 80 euro non ti sono quelli di Renzi, no? Era un po' di autocensura. Questo è il simbolo della fatica di tutti i ragazzi che... E tra l'altro mi ha raccontato Chiara che un sacco di persone non gli hanno dato neanche un euro di mancia quando è arrivata a portare... Datela la mancia a questi ragazzi però, È vero. La mancia datela, si può dare sull'app direttamente se non hai gli spicci in tasca. Metti la mancia sull'app perché loro guadagnano più dalle mance che dalle corse spesso, quindi... A noi partiamo da qui perché da qui è partito Luigi Di Maio, lo ricordava. Allora, nelle nostre promesse di oggi vi faccio vedere quella di Di Maio. 14 giugno, questi ragazzi avranno finalmente tutte le tutele INPS e INAIL, un salario minimo orario. Vogliamo proibire la retribuzione a cottimo. Porteremo questo decreto al primo Consiglio dei Ministri utile, spero entro la fine di giugno, aveva detto a giugno. Poi doveva entrare a far parte del reddito, decreto dignità, poi ancora adesso si è rinviato al questo decretone che appunto contiene il reddito di cittadinanza, che potrebbe in qualche modo contenere anche questo. È arrivata prima la Corte d'Appello di Torino, vogliamo dire, lo ha detto anche Tridico, è arrivata prima di noi perché ha riconosciuto nuovi diritti ai rider, e Tridico ha detto il tempo è finito, eccolo qua, il decreto arriverà con il primo provvedimento utile all'interno del decreto di conversione del reddito di cittadinanza. La nuova promessa è slittata a marzo, ci sono tantissimi rinvii, quindi noi abbiamo voluto dare, diciamo, una luce verde su 5 al lavori in corso, diciamo così, però questi ragazzi aspettano delle tutele. Ricordiamo che noi monitoriamo tutte le promesse del governo e vi faccio vedere a quanto siamo arrivati, il contatore di oltre 60 promesse del governo giallo-verde. Eccolo qua. Mantenute al 30,7%. Sono lo facevamo tutte... anche con Renzi, per chi ce lo chiedesse. Sì, no, perché tu chiamavi, ma perché con Renzi lo facevate? Si chiamava Renzometro, quindi, anzi è nato con Renzi, quindi noi lo facciamo con tutti i...